Meno di 24 ore alla palla contesa che deciderà l'obiettivo numero uno della stagione del Famila Basket Schio al di fuori dei confini nazionali. Dopo l'impresa di mercoledì in un Palaroma regremito da quasi 2.500 sostenitori, il quintetto altovicentino è volato ieri alla volta della capitale della Repubblica Ceca per il duello da dentro o fuori nei quarti di finale di Euroleague Women, la massima competizione per club al femminile. A favore del pronostico, forse a favore della squadra di casa, per il fattore campo e pubblico, oltre che per la testa di serie, ma il Famila è in un crescendo di forma certificato e si presenterà al completo. In tarda serata di martedì sarà in partenza il pullman con la tifoseria. La squadra campione d'Italia della palla a spicchi rosa si trova dunque da lunedì a Praga per ambientarsi al meglio in vista del match. Per proseguire l'annata europea bisognerà battere la squadra ceca. La società sportiva, le cestiste, lo staff tecnico e i fedelissimi dei colori arancioni presenti e incollati al video domani alle 19 vogliono fortemente spingere il Famila al bis, dopo la storica Final Four giocata qui un anno fa, conclusa sul podio al terzo posto. Si tratta di gara 3, dopo che 14 giorni fa l'USK ha battuto nettamente le vicentine con un margine di 18 punti, con rivincita a favore delle tricolori mercoledì a Schio. Vittoria anche qui con un margine pieno, un più 12, in pratica uno spareggio senza alcun appello. Chi vince avanza, chi perde si ferma.